Siamo in compagnia di Dechin, che è consigliere della comunità tibetana in Italia, ONLUS. Siamo alla sesta marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi. Il problema del Tibet qui in questo contesto lo conosciamo, diciamo, molto bene, però ancora non c'è una pressione nazionale in Italia e internazionale tale da incidere. E quindi qual è l'obiettivo politico di questa marcia e l'obiettivo politico della vostra associazione? Allora, noi siamo qua per questo, perché questa associazione si occupa del diritti umani per tutti i popoli oppressi, tra cui anche noi partecipiamo, perché in Tibet non c'è diritti umani, i nostri diritti umani vengono scalpestati da 1959 e fino adesso. Quindi la situazione in Tibet è molto grave, come voi sapete, che finora più di 121 persone si sono immolate per l'esasperazione. Quindi noi chiediamo alla comunità internazionale di fare pressione sul governo cinese. Questo che noi vogliamo chiedere. Poi vogliamo domandare anche dove sono i tibetani che non sono morti e sono spariti. Loro hanno portato via, noi non sappiamo dove. Quindi noi vogliamo sapere dove sta questi tibetani che stanno. Che non si trovano, insomma, che sono stati, possiamo dire, rapiti dal regime. Sì, rapiti dal regime, mentre loro si è dato fuoco, non è riuscito a morire, però hanno preso. Sono spariti. E la vostra associazione, rispetto a questa forma molto, diciamo, grave di protesta verso, insomma, l'immolazione, è una forma di protesta per il quale noi siamo tutti quanti pronti, diciamo, a rispettarla, però ha anche degli aspetti controversi, perché presuppone la morte, appunto, di oltre 120 persone. Voi come associazione che posizione avete preso in tal senso? Che senso? Cioè, nel senso che voi siete d'accordo con questa forma di protesta, la promuovete oppure avete una posizione diversa? Noi, come governo tibetano, anche chiede di non fare più questo gesto estremo, però ognuno c'è libera scelta, no? Democrazia, però noi non vogliamo che finisce questo gesto estremo, perché noi loro fanno questo per far vedere, come per il mondo, per sapere notizie del Tibet. Loro cercano di fare questo per avere un po' di sensibilità, per avere un po' di comprensione da parte del mondo, però finora non è che abbiamo tanto, perché Cina è talmente forte, tutti hanno paura dei cinesi. Certo. E siamo qui oggi alla sesta marcia. E diciamo che questa manifestazione dovrebbe avere dei numeri diversi, cioè qui ci dovrebbero essere decine di migliaia di persone. Anche, diciamo, nelle altre capitali europee, dove in contemporanea Società Libera ha organizzato questa marcia, a Berlino, a Parigi, a Bruxelles, diciamo, si è più numerosi. Secondo te, perché qui in Italia i diritti umani non hanno, diciamo, quell'appeal come per tante altre cose? Ad esempio, in contemporanea c'è un'altra manifestazione qui a Roma, dove sicuramente parteciperanno decine di migliaia di persone, che è la manifestazione NOTAV. Come mai invece sui diritti umani ci ritroviamo sempre, cioè non è che non c'è nessuno, però è relativamente in pochi? Allora, questo credo che c'è poco informazione, perché noi rivolgiamo anche ai giornalisti queste cose per venire, però gente non è che interessa molto, perché televisione non parla, no? Per esempio, poteva parlare sulla Rai, televisione di governo poteva parlare, allora come non tapo vengono migliaia di persone. Noi non abbiamo questi mezzi, quindi grazie a voi che è venuto qua a sostenere causa tibetana e causa dei diritti umani. Grazie a te e buona marcia. Grazie.